Cibus 2023, ovvero un inno al food di qualità. Anche in questa edizione giudizi lusinghieri su questa rassegna dell'enogastronomia che domina, veicola in prime tendenze sui mercati della ristorazione. Lo sanno bene i buyer di ogni angolo del mondo che hanno tessuto rapporti commerciali con i brand regionali aprendo alle importazioni del Made in Italy. Tutti si inchinano davanti alle eccellenze dei nostri territori. High quality apprezzata soprattutto nello stand del Molise, nel quale gli chef Pasquale Felice, Florindo Russo, Christopher Di Maria hanno deliziato almeno un migliaio di palati, cucinando le materie prime provenienti da Capracotta, dalla zona amatesina, dalle colline molisane e dalla costa termolese. C'è un po' di caciocavalli al tartufo, mozzarella, fior di latte, stracciati, salumi in quantità, c'è l'ira di Dio. Abbiamo portato il Molise a Parma. 54 complessivamente gli sponsor che hanno arricchito il presidio del Molise fornendo gratuitamente pasta, latticini, formaggi, salumi, salse, pomodori, vini, oli e dolciumi. Presenze record e richieste di informazione di ogni tipo agli operatori enogastronomici della 20ª regione. Un successo che conferma la voglia dei cibi molisani. E questo è un fatto positivo, significa che comincia a entrare in rete un discorso di iniziative, di possibilità, di impegno perché si possa arrivare a una qualità che sia quella che va cercando il turista, va cercando la persona che vuole gustare dei cibi sani e dei cibi che hanno un gusto naturale ma profondo e significativo. Credo che abbiamo specialmente nel Molise una nicchia di prodotti che non ha nulla da invidiare in nessuna parte del mondo. Noi spaziamo dal mare alla collina con i prodotti che vanno dal settore ittico al settore dei salumi e al settore dei formaggi, che veramente sono delle nicchie e delle perle a livello culinario, a livello gastronomico, che credo che le altre regioni ci debbano invidiare.